Nerdiani e nerdiane, ben ritrovati o benvenuti. Oggi parleremo sempre del consueto appuntamento ABC RGBPI, ma per quanto riguarda l'overclocking e le light gun, soprattutto quali sono le precauzioni da prendere, ovvero serve rigorosamente un case dissipatore in alluminio, possibilmente con una ventola, ma vanno bene anche quelli passivi. Oltre ciò serve una pasta termica e rigorosamente un alimentatore originale. Detto questo, io cos'è che ho fatto? Ho smontato il mio case Argon versione 2 perché dopo un mese e mezzo, poco più, la ventola iniziava a fare dei rumori allucinanti. Però prima di sostituire questa ventola, che tra l'altro è un 3 cm x 3, ho fatto un giro in internet e non ho trovato un modello che mi soddisfasse. Quindi se avete qualche modello, qualche marca da suggerirmi, scrivetelo qui sotto nei commenti. Quindi dicevo, essendo una ventola che ormai rumoreggia, volevo sostituirla con un'altra di qualità superiore. Però prima di fare questo, volevo invertire il suo montaggio, di modo che invece di estrarre l'aria calda dall'interno del case, introducesse l'aria più fredda esterna verso l'interno, quindi invece di aspirare, soffiare, per vedere se magari riesco a ottenere qualche grado di dissipazione maggiore. Per fare ciò ho smontato tutto, appunto, le schede interne dell'Argon, anche per capire che tipo di attacco avesse la ventola. Detto questo, alla fine basta semplicemente invertire la ventola, non c'è bisogno neanche di invertire i poli. L'unico inconveniente è che non è più possibile avvitarla, in quanto gli innesti sono pensati per montarla solo in un verso, e quindi ho dovuto per forza di cose incollarla con una striscia di attack sul lato destro, e per il momento sembrerebbe funzionare tutto. Considerate che le temperature raggiunte sono arrivate al massimo a 41 gradi dopo una decina di ore che girava a Tommy's Way o Dreamcast, quindi emulatori molto pesanti e che richiedono molte risorse, soprattutto comparto 3D. La temperatura della stanza dove ho effettuato questi test è di circa 29 gradi, quindi 29 gradi esterni, temperatura CPU e GPU 41,5-42. Bene, una volta rimontato il tutto, vi ricordo che per utilizzare RGBPI serve il suo cavo proprietario, in questo caso l'RGBPI SCART, e va collegato, per quanto riguarda il case Argon versione 2, praticamente al contrario, quindi il pettine va inserito come vedete in figura, viene ruotato di 180 gradi rispetto alla connessione diretta sul GPO, e dopo si può collegare direttamente al vostro ingresso SCART oppure utilizzando una prolunga SCART 21 poli. Io ne ho una di circa 2 metri e direi che funziona più che bene. Cosa molto importante da non dimenticare è l'ordine delle porte USB. La porta 1 tendenzialmente si collega un hard disk o una pendrive. La porta 2 si collegherà il primo joystick. Di conseguenza c'è la porta 3, il secondo joystick o periferica, e l'ultima è la porta 4, dove si collegherà eventualmente il terzo joystick. Chiaramente, se i giochi sono sulla micro SD, sulla porta 1 ci collegherete ad esempio una periferica sulla porta 1. Questa cosa è molto importante perché la light gun, a seconda del tipo di emulazione che si andrà a eseguire, verrà collocata o nella porta 1 o nella porta 2. Altra cosa da tenere presente, che per poter collegare la light gun serve un adattatore maschio-femmina SCART RGB con degli ingressi RCA video, perché nella boccoletta RCA di colore giallo verrà collocato il cavo giallo della vostra light gun. Senza questo tipo di collegamento la light gun non funziona. Quindi questo adattatore viene semplicemente collegato al cavo RGBPI e successivamente va collocato, quindi in coda, un cavo, una prolunga SCART RGB della lunghezza, io vi consiglio massimo 1,5 metri, ma anche 2 metri, se è bello schermato il cavo problemi non ne avrete.
Una volta collegata la light gun, andremo in opzioni controlli nella sezione light gun e inizieremo a fare la prima taratura. Semplicemente dobbiamo mirare e sparare nei quattro vertici del nostro TV. Dopodiché possiamo anche fare dei test per vedere se la nostra light gun funziona correttamente e si muove in maniera armonica. Noterete che purtroppo sulle tonalità più scure il mirino tende a bloccarsi. Per limitare, ma non per risolvere completamente il problema, possiamo aumentare notevolmente la luminosità del nostro schermo e questo, diciamo, problema si riduce, ma non si toglie del tutto. Quindi nelle tonalità più scure, purtroppo, il mirino si bloccherà e questo, tra virgolette, difetto, si noterà soprattutto in alcuni giochi Dreamcast, che poi andremo a vedere. E finalmente, dopo aver collegato e tarato la nostra light gun, siamo pronti a sparare il nostro CRT e provare diversi giochi.
Let's go! Reload! Shoot outside the screen! Altro difetto che ho constatato in questo gioco, sempre della Dreamcast, è che delle volte il sistema non riconosce la differenza tra quando sto caricando le pallottole alla mia light gun e quando invece sto effettivamente sparando all'avversario, e quindi diciamo rimango senza munizioni nonostante io stia cercando di ricaricare, o viceversa, ho le munizioni ma in realtà lui cerca di caricarmi la pistola anche se le munizioni sono già presenti. Your mission is to secretly infiltrate the museum and find out who is responsible for stealing the satellite. Good luck. Looks like the work of Agares. That's how they operate. It's over, Agent Gibson. Prepare to die. You'll never get this disc! Let's get out of here. No, we have to get the disc back. Agent Gibson, you cannot escape. A gas attack. It's coming through the vents. Uno dei difetti che ho riscontrato in questo gioco della Dreamcast è che i bersagli con tonalità molto scura spesso non vengono riconosciuti e quindi si continua a sparare inutilmente all'avversario, non colpendolo mai.
quanto riguarda invece i giochi PlayStation, NES piuttosto che arcade, problemi non ne ho trovati. Quindi ho dedotto che la grossa differenza è che il sistema fa fatica a riconoscere quando l'oggetto è una tonalità molto scura e lo sfondo non è ben definito. Quindi questo è quello che sono riuscito più o meno a capire dalle problematiche che ho rilevato facendo queste prove. Ultima cosa, ma non la meno importante, anzi la più importante, che i giochi che utilizzano le Lightgun vanno collocate all'interno della cartella ROMS Lightgun. E all'interno della cartella Lightgun ci sono diverse sottocartelle dove vanno collocati i rispettivi giochi, e attualmente ce ne sono diverse piattaforme che supportano NES, Arcade, in questo caso Verbineo, PlayStation, Dreamcast, Naomi, Super Nintendo, Genesis, insomma ce ne sono veramente tante. Bene, siamo giunti alla fine, video molto lungo ma c'erano tante cose da spiegare e da farvi vedere. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile, quindi condividetelo, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella. Detto questo, noi come al solito ci rivedremo al prossimo video.